Ciao ragazzi! Ciao, benvenuti! Sapete che noi siamo sempre in cerca di posti particolari e insoliti da mostrarvi. E dove siamo venuti oggi, Ale? Alla Dozza, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Bologna. Manu, spiegaci qual è la particolarità di questo luogo. È praticamente una galleria d'arte a cielo aperto perché le pareti delle case sono decorate con dei murales o street art, come piace chiamarla a noi. Ma iniziamo subito il nostro viaggio. Ragazzi, la Rocca, pensate, è un monumento di origine medievale trasformato da Caterina Sforza in castello fortificato e adibito in epoca rinascimentale a residenza nobiliare dai marchesi Campeggi e Malvezzi. Room tour. Momento leggenda. Intorno al 1062 fu scoperto un drago che uccideva il bestiame ed avvelenava i corsi d'acqua. Si decise di affidare il compito di uccidere la terribile creatura al cavaliere d'arme Cassiano Oroboni. Una volta scoperta la tana, lo attaccarono con le loro balestre, ma le squame delle creature rigettarono i colpi e i soldati si ritirarono. Importante sapere che Firstan il drago si sveglia 2 giorni ogni 2 anni alla fine di settembre in occasione della Biennale d'Arte. Manu, ma tu sai di chi è stata l'idea di dipingere i muri? Ale, io ho cercato un po' in rete e ho scoperto che l'idea fu della Proloco del paese, che circa 50 anni fa decise di creare la Biennale del Muro Dipinto. Questo ha portato circa 200 artisti sempre più famosi qui alla Dozza a dipingere i muri del paese. Questo evento si tiene ogni 2 anni, credo ad anni dispari. Io e la mia nuova amica. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, purtroppo, perché la Dozza merita tantissimo. Perché, Manu? Perché in realtà questi murales così moderni non creano un contrasto con l'antichità dei muri, in quanto si tratta di un borgo medioevale, ma creano in realtà un connubio che dà vita a uno spettacolo meraviglioso, una vera galleria d'arte a cielo aperto proprio. E quindi posso dire anche la mia? Sì, te ne diamo facoltà. Veramente? Sì, dilla, allora, dilla. Ho mangiato i tortellini con la panna, perché essendo in provincia di Bologna mi hanno detto i tortellini sono buonissimi, la panna pure, e io li ho presi, li ho mangiati, sono veramente eccezionali. Un piatto trascendentale ha scelto proprio. Vabbè, i tortellini con la panna. Però se vengono qui alla Dozza a visitare la Dozza possono anche venire a fermarsi a mangiare, perché si mangia bene. Questo assolutamente sì. Quindi cosa facciamo? Salutiamo i nostri amici? Sì. Oppure facciamo una conferenza sul cibo? No. Ragazzi, noi vi salutiamo, mi raccomando lasciateci tanti commenti sotto, qualche like perché speriamo che il video vi piaccia, sì. E seguiteci sulla nostra pagina Instagram che abbiamo aperto da poco. Vi salutiamo, vi mandiamo un sacco di baci, ciao!